Eccoci, ci siamo, mi sono subito girata, ma non perché non volevo salutarvi, perché volevo parlare con Gennaro Arpaia. Buonasera. Allora, quindi siamo soltanto io e te stasera? Ok, sì, perfetto. Quindi chiedo alla regia di non allargare il campo, questa sera come si può, potete anche tornare semplicemente a casa. Bentornati in questa bellissima settimana, finalmente niente partite, niente Europa League, niente Champions, niente campionato. Si aspetta per giocare questo Milan-Napoli, come con un difensore in meno, cara Claudia, perché il Napoli ha ufficializzato proprio in queste ore il passaggio di Kostas Manolas all'Olympiacos. Non ha neanche aspettato l'ultimo giorno di stagione, insomma, regolare prima di Natale per poter tornare in Grecia. Ufficializzato subito, come vediamo dalla nostra app Il Bello del Calcio, che vi ricordo come sempre di scaricare, oltre a seguirci ovviamente sui nostri canali Facebook. Arpaia è fantastico perché ha un bottone, lo schiacci, inizia a parlare. Adesso ci vediamo lunedì sera al Bello del Calcio. Grazie. Hai detto non allarghiamo l'inquadratura, perché quindi potete anche andare via, cioè hai detto che possono lasciare lo studio. La notizia del giorno era questa, poi che si giochi Milan-Napoli. Ma cioè non puoi, Fulvio, Colovati, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Fai la trasmissione con Gennaro. Cioè, ha detto pure... Non lascia... Allora, con Ciccio non sta bene. Ciccio Marolla! Ma non dite che non sta bene in questo momento, non è il caso. No, sto benissimo. Questo è lo spirito di questa sera. Sebi Nonela, ma buonasera. Io penso invece che senza Arpaia non si possa fare questa trasmissione. E non l'ho neanche pagato ancora. Capito, Natale siamo tutti più. Però dopo regola, non ti preoccupare. Dopo. Massimo D'Alessandro. Siete allegri, buonasera. Atmosfera già natalizia, giochiamo tantissimo. Siamo spalletti, ecco. È arrivato. È un match fondamentale domenica sera, quindi allora, dobbiamo restare anche noi. Sei allegro anche tu, perché noi non giocheremo d'anticipo una partita di Europa League, ma giocheremo d'anticipo una partita di campionato. Meno male, per fortuna, almeno per un po'. Ecco. Giuseppe Saginario della Saggi, finanziamenti, e ancora Rita Corrado Energas. E allora 081 554 9988 invece è il numero di telefono per intervenire in diretta, perché apriremo le linee e vogliamo sapere il vostro parere sul prossimo match Milan-Napoli, ma anche come arriva il Napoli a questa sfida e come arriva il Milan a questa sfida, anche perché qui abbiamo Fulvio direttamente da Milano. Che aria si respira, Fulvio? Freddo. No, volevo sapere le previsioni del tempo, naturalmente. Dimessa intendo dire, perché è reduce da una prestazione non certamente positiva, quella contro l'Udinese, però c'è aria di rivincita, nel senso che qualcosa ha sbagliato Pioli nella formazione contro l'Udinese, per cui rientreranno i titolari, c'è solo Ibrahimovic davanti, forse Giroud sarà disponibile, però è un Milan che ha voglia di rivincere. No, perché io e Ciccio ti chiedevamo le previsioni del tempo. Cioè, che aria si respira, fa freddo, fa caldo. Cioè, mi ha iniziato a parlare del Milan. Io non ho capito niente. Dai, scherzo, questa è l'atmosfera che viviamo qui a Giochiamo d'Anticipo. Noi ci fermiamo per un piccolissimo break pubblicitario. Mi raccomando, 081 554 9988 per intervenire in diretta. E non solo, fatelo anche attraverso le nostre pagine social. Quindi Giochiamo d'Anticipo su Facebook oppure su Instagram. Insomma, trovateci tra pochissimo. Bello. Eccoci tornati in onda. Allora, per chi si fosse collegato solo in questo momento, noi siamo in onda su Canale 8 con Giochiamo d'Anticipo con Fulvio Colovati, Sebino Nela, Ciccio Marolda, Massimo D'Alessandro, per parlare della grande sfida che ci sarà appunto domenica sera, Milan-Napoli. E dobbiamo aprire il nostro titolo di oggi così, l'ora della verità. Lo facciamo con una clip, guardatela e poi la commentiamo insieme. Tutto era cominciato a Milano un mese fa. Il callo del Napoli, il calvario di Osimhen, i problemi fisici di Anguissa e anche quelli di Koulibaly qualche giorno più tardi. Un trend negativo che ha fatto perdere agli azzurri la testa della classifica e anche qualche certezza di troppo. Ma quale migliore occasione di una nuova trasferta a Milano per poter cambiare la rotta? Luciano Spalletti forse lo sa meglio di tutti. Lui che parla spesso all'anima e che domenica sera dell'anima vivrà più di un derby. Dentro si porta ancora un po' di interismo e quei colori rosso e nero proprio non gli vanno giù. Incrocerà le lame con Pioli, con cui ha già vissuto da avversario qualche Roma-Lazio che ancora ricorda. Per l'attuale allenatore del Milan, Lucianone è un tabù. 10 precedenti e nessuna vittoria per Pioli, che per mano di Spalletti fu anche vittima di 2 esoneri tra Parma e Lazio. Quella di domenica sera, insomma, sarà più di una sfida da 3 punti.
ci si giocherà la faccia, l'onore e soprattutto le ambizioni. Chi perde vedrà allontanarsi ancora di più la vetta, ma chi vince continua a sognare lo scudetto. Questione di credibilità. Eccoci, allora mettiamo subito i due allenatori a confronto, giochiamo in anticipo questa sfida. Come arriva il Napoli a questa partita e come arriva il Milan a questa partita? Faccia a faccia tra Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Allora, iniziamo da Fulvio Colovati. Ma io ho visto la partita del Milan contro l'Udinese e ho visto la partita del Napoli contro l'Empoli. L'Empoli ha giocato un'ottima partita, certamente, però io tra le due ho visto meglio il Napoli che il Milan, ti devo dire la verità, perché il Napoli in fondo ha avuto due occasioni da gol, due pali, ha avuto le sue opportunità, poi parliamo degli infortuni e tutto il resto, però ha avuto anche un Empoli che ha giocato di rimessa, ha giocato una grande partita. Il Milan invece l'ho visto stanco, un Milan stanco, guarda, spento, che il Milan ha fatto un tiro in porta, il gol di Ibrahimovic, e qui è un Milan, per quello che ti dicevo all'inizio della trasmissione, penso che sarà un Milan diverso, un Milan intenso come è stato intenso fino a prima della partita dell'Udinese, perché se conferma la stessa prestazione dell'Udinese, il Napoli ne deve approfittare, assolutamente. E allora, l'ora della verità, così abbiamo intitolato la nostra slide, Sebino, perché forse questa è davvero la partita della verità? Potrebbe essere, perché no? Potrebbe essere la partita che indirizza una stagione. Credo che non dobbiamo prendere come riferimento le partite disputate, le ultime due partite delle due squadre. E se devo decidere su chi è stata la migliore, dico Milan. Perché le partite sporche sono quelle che fanno la differenza. Tu l'hai vinta, il Milan l'ha vinta, il Napoli la sua non l'ha vinta, capito? E il Milan, a parte, ha fatto delle scelte, sono rimasti i giocatori titolari in panchina e manca un giocatore per loro fondamentale, soprattutto per Ibrahimovic, che è Leao. Lui è il giocatore che destabilizza sempre gli avversari. Allora, l'ultima partita del Milan l'ha pareggiata, Sebino, però che sì, cosa hai visto vinto, certo. rispetto al Napoli? Cioè, No, che è squadra solida, lo sappiamo, il Milan è una squadra solida, concreta, anche contro l'Udinese non ha fatto una grande partita, anzi l'ha fatto pure bruttina, l'ha fatta anche bruttina. Quindi il Napoli l'hai visto in calo? Perché le persone posso contraddire? No, il Napoli non è che l'ho visto in calo. Non è più una squadra solida, è completamente l'opposto, da quando non c'è più Kier, che non giocherà più fino a fine campionato. Andate a vedere il gol che ha preso il Milan. Il Milan nelle ultime 3-4 partite ha sempre il Napoli, preso gol. Ha perso proprio lì la solidità, ha perso l'intensità, la forza di quella squadra lì era la solidità difensiva e l'intensità. Ha giocato un calcio spento a Udine, poi commettendo degli errori difensivi enormi. Sì, però non dobbiamo pensare che manca un giocatore e diventa una squadra che non è in guardia. No, ma non stiamo parlando della squadra seconda in classifica. Certo. Mancherebbe altro. Allora, Ciccio e Massimo D'Alessandro. Vai, Ciccio. Beh, questa sfida tra il Cardarelli e San Raffaele sembra. Ho detto che non sta bene. Però dai, rende l'idea, è la verità. È venuto qua stasera, perché sia Milan... mi sento tanto bene, lo vedi subito dalle dichiarazioni che fa. Però il Milan e il Napoli hanno tanti infortunati. Sì, è vero, guarda, sono rovinate tutte e due. Però hanno una vita parallela, hanno avuto ed hanno tuttora una vita parallela il Milan. Se vedi le prime 11 partite, 10 vittorie e un pareggio, poi è cominciato il crollo, stanchezza soltanto, infortuni, ma c'è stato un equilibrio sia nel momento buono sia nel momento cattivo e c'è ancora. Quindi questa è una partita che sfugge davvero ad ogni pronostico, perché dipenderà dalle condizioni in cui queste due squadre andranno in campo, se avranno voglia o non avranno voglia. Ti dico, ho visto due partitacce, sia quella del Napoli sia quella del Milan, l'ultima che si è giocato. E poi dipenderà molto da qualche duello in campo e dall'invenzione di qualcuno. Certo, far arrivare Ibrahimovic in area di rigore è un rischio per tutti, nonostante l'età. Quindi, certo, tenere un po' lontano dall'area di rigore Ibrahimovic ci può essere
uno dei segreti del Napoli per non rischiare troppo. È tanto vero quello che stai dicendo anche della strada parallela un po' che sta facendo il Napoli e il Milan, che noi abbiamo tutto questo anche in grafica, ma ne parliamo dopo. Intanto Max chiude il giro. No, io ho portato il mio tablet stile Marolda, ecco. E mi ero segnato appunto proprio i numeri che un po' ci ho anticipato, voi li avete messi anche in grafica, perché effettivamente lo potrei anche stracciare praticamente. No, insomma, le prime 12 partite, queste due squadre hanno meritato e applausi da parte di tutti, con una media incredibile, 2.6 punti di media a partita. Le ultime 5 dicono che sono in crisi. Sai quanti punti ha fatto il Milan? Il Milan nelle ultime 5, 7 punti. Il Napoli appena 4, il Napoli è riuscito finanche a fare peggio nelle del Milan. Nelle ultime 6 partite ha fatto, su 18 punti ne ha fatti 8, per cui è normale che 10 punti di differenza 8, te li abbia risucchiati l'Inter, perché ha vinto. Molto dipenderà secondo me da questi ultimi giorni, a queste ore oramai poche che ci separano dalla partita, perché se il Napoli riesce a recuperare pienamente, ma che stia bene per davvero, non come l'abbiamo visto contro l'Empoli, il suo capitano, allora è un conto. Se arriva a Milano senza nemmeno Insigne, allora secondo me diventa davvero dura, cioè ci vorrebbe un'altra partita di cuore, di grande generosità, un po' come quella purtroppo è andata male contro l'Atalanta, ma che è stata riconosciuta univocamente un po' da tutti come una buona prestazione da parte del Napoli, ampiamente rimaneggiato. Dopodiché il Milan ha recuperato Giroud, quasi certamente no Leao, non si è allenato con la squadra, però sono fiduciosi, diciamo, a Milano sul recupero in extremis di questo giocatore, che poi ha anche un fisico un po' particolare, magari lo stanno anche dosando in queste giornate qua. Invece Leao non dovrebbe far parte della partita. Per chiudere, e ritornando a le usanze, i vecchi detti che talvolta funzionano, forse qualcuno farà il ragionamento: meglio due feriti che un morto. Fermo restando che l'Inter, che è prima in classifica, ha anche un turno ampiamente favorevole a casa del pareggio. Quindi chissà, non serve a nessuno. Per te X. No. Ciccio, chi sta meglio, il Napoli oppure il Milan? Chi sta meno peggio? Quale ospedale preferisci? Io preferisco ovviamente il Cardelli, ma mi auguro di non essere smentito. Ok, per te invece per me sta meglio il Napoli, però dico che il Milan gioca in casa. Ok, per Sebino sta meglio il Milan? No, meglio il Milan no. Vedo una partita da X, ma un X grande. Volevo fare un instant quiz, ma non mi date ancora l'opportunità. Vai, dillo tu. Riuscirà il Napoli ad andare avanti senza Manolas? Questo mi sembra un grande tema. Beh, che la notizia è in giornata. Allora andiamo, colleghiamo. Allora colleghiamoci subito con chi invece il Milan lo segue davvero da vicino, da tanti anni, appunto storico giornalista che segue il Milan, Tiziano Crudeli. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sì, perfettamente. Buonasera. Studio Fulvio Colovati, Sebino Nela, Massimo D'Alessandro e Ciccio Marolda. Buonasera Tiziano. Buonasera. Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao. Allora Tiziano, vogliamo sapere a questa sfida come ci arriva il Milan, che aria si respira insomma nell'ambiente? Io credo, ma non è cercare delle giustificazioni. Il Milan arriva come arriva il Napoli, con un gran numero di infortunati. L'ultima partita in ordine di tempo è stata un po' la dimostrazione del calo di rendimento dei rossoneri, perché continuo a dire, io che amo i numeri, ma i numeri spesso dimostrano anche la mancanza di gioco e di risultati. Milan con l'Udinese ha segnato al 92esimo sull'unico tiro in porta. Il Milan non può, secondo il mio punto di vista, contare esclusivamente su Ibrahimovic. Quel Milan, secondo me, è stato anche condizionato da gli errori che ha commesso l'allenatore, per il quale io stravedo Pioli. Perché non a caso, quando ha rimesso in campo i due titolari, si è visto un Milan decisamente diverso, mi riferisco ai centrocampisti, Tonali e Chessy. Quindi ci vuole l'apporto in fase conclusiva anche dei centrocampisti. Non a caso
l'Atalanta ha 16 centrocampisti che sono andati a bersaglio, quindi al di là delle punte, perché devi avere delle alternative, altrimenti diventa difficile, soprattutto quando si dipende esclusivamente da Ibrahimovic, che pure sta facendo ottime cose. Ecco Tiziano, nel frattempo gli infortuni hanno fortemente condizionato soprattutto la manovra offensiva del Milan, che rimane comunque il terzo attacco del campionato. Mentre parlavi, gli amici telespettatori stavano apprezzando, oltre che alcune delle tue proverbiali esultanze, anche l'arrembaggio finale del Milan all'area di rigore l'Udinese, di cui stavi dicendo tu. Tiziano, sono Fulvio Colovati, ciao, buonasera. Ciao Fulvio, un ciao. Piacere e un onore sentirti. Un piacere. Ma no, cioè, non è che traspare forse dalle tue parole, mancano i gol dei centrocampisti, magari cominci a rimpiangere Çalhanoğlu per caso, no? Cattiva questa. Potrebbe essere scurrile. No, ecco, vedi? Eccolo lì, ecco. Vai, vai. Sono incazzato nero con i dirigenti. Perché non puoi perdere Çalhanoğlu per 500.000 euro all'anno. Çalhanoğlu nel Milan, che non aveva fatto un grandissimo campionato, aveva segnato 7 gol e 7 assist. Adesso nell'Inter, nelle prime 17 partite, ha già messo a segno 6 gol e sta dimostrando di essere uno dei migliori centrocampisti di un Inter che, ahimè, io vedo favorita per lo scudetto. Perché sta giocando veramente molto, molto bene. Allora, qualche altra domanda? C'è Massimo D'Alessandro. Grazie della risposta. Hai già sentito telefonicamente. Senti, Tiziano, ma tu che convinzione hai? È la partita, quella di domenica, è una partita, è una sfida scudetto o una sfida Champions, secondo te? No, è una partita importante, è troppo presto per dare dei giudizi in un senso o nell'altro, proprio perché le due squadre sono fortemente condizionate dalle assenze. Parliamo del Napoli. Napoli rimane la squadra più forte del campionato in fase difensiva, però manca un terno che è stato determinante. Quando c'era lui il Napoli aveva incassato solamente 4 gol, adesso ne ha subiti 13. Koulibaly, esatto. Evidentemente. Quindi questo per dirti che non è un solo giocatore, ma l'assenza per esempio dei centrocampisti condiziona non poco il gioco del Napoli. Così come il Milan è stato fortemente condizionato dalle assenze di Leao, Rebic e compagni. Anche di Kier in difesa. È una partita delicata. Anche di Kier in difesa. Sì, anche. Soprattutto Kier in difesa, ci mancherebbe altro. È un terno insostituibile allo stato attuale. Scusate, Colovati ha la fortuna di avere una donna meravigliosa a fianco, ma io ho una persona qua straordinaria col computer aperto. Nelle ultime 3 partite il Milan ha preso solo un gol, attenzione. Quindi adesso se manca un giocatore, ti ripeto, non può fare tutta la differenza di questo mondo. Io credo che Napoli... Non è un giocatore che manca, è una serie di giocatori che mancano. Sì, questo sì, certo. No, perché prima Fulvio parlava solo della difesa, quindi insomma... Io credo che il Napoli stia meglio davanti. Allora, prendiamo il reparto, perché poi servono i gol, no? Il gioco del calcio, ci sono due porte, la palla, bisogna buttarla dentro. Allora, prendiamo gli attacchi. Io credo che il Napoli sia più forte in questo momento se Ibra non ha Leao, un giocatore come Leao. Con Leao, Ibra ha tutto il tempo necessario di smarcarsi e scegliersi la posizione dove muoversi in area di rigore. A Udine abbiamo visto Ibrahimovic aspettare un pallone buttato là nel mezzo da chi? Da un difensore, da un centrocampista. È chiaro che non puoi giocare così. Secondo me va in... Vabbè, è così che però ha fatto il gol del pareggio, alla fine. Alla fine è così che hanno fatto il gol del pareggio. Però ti succede abbastanza una volta, perdonami Massimo, ti succede una volta. Per me Leao in questa squadra è un giocatore che ha un'importanza straordinaria. Quelli che hanno qualcosa in più che ti inventano. Sì. Intanto per Tiziano sono arrivati anche messaggi dai nostri canali social. Gennaro. Sì, Maurizio, innanzitutto buonasera Tiziano. Maurizio Miranda ti chiede insomma, l'uscita dalla Champions secondo te quanto può favorire, nell'ottica ovviamente futura di campionato, in questo senso il Milan? No, responsabilizza maggiormente la squadra, adesso non ha alibi, c'è il dispendio di energie che comporta la Champions l'Europa League eccetera. Adesso Milan si può dedicare solamente al campionato. Vediamo. Dai, Tiziano, di la verità, quanto ti ha fatto piacere che comunque dovendo uscire il Milan non sia arrivato terzo nel girone?
Ma vedi, io vivo il ricordo dell'Inter l'anno scorso, poi insomma pure sì, ma voglio dire, se fai dei ragionamenti logici probabilmente ci sta questa osservazione. Io sono un sentimentale, io vorrei vedere il Milan giocare anche in Coppa Italia, se per questo vedi che sono diversi da te, è inutile che continui a dire che la Coppa è diverso, e mi fa piacere che Tiziano fortunatamente sia così. Non sono solo a pensarla così. Lui è dall'inizio della stagione che dice che Napoli doveva andare fuori dall'Europa League, no, dalla Champions League, non ha beccato il Barcellona, mai detto questo, Tiziano, perché per pensare solo al campionato. Colovati provoca, lo dico che è diverso invece, hai ragione tu, e la mentalità, vedi la mentalità internazionale di Tiziano Crudeli. Ma è giusto che sia così. Vabbè, Tiziano, l'ultima domanda te la faccio sulla formazione. Secondo te più Brahim Diaz titolare o Messias? No, tutta la vita Messias, per un motivo molto semplice. Messias ti dà, oltre che un tasso tecnico buono, elevato, ma ti dà anche la fisicità, la forza, la potenza. Quindi è un giocatore, tra l'altro la storia di Messias è veramente da raccontare. Due anni fa meraviglioso, vero? A 30 anni ha dimostrato che forse nel corso della sua carriera diverse società hanno preso delle grosse cantonate, perché questo è un buonissimo giocatore, non ho detto un campione, ho detto che è un buonissimo giocatore. Lo preferisco a Diaz, che è un giocatore tecnicamente molto forte, ma Messias mi garantisce fisicità, forza, potenza. Quindi abbiamo bisogno soprattutto in questo momento di un giocatore, secondo me, con queste caratteristiche. Bene, allora Tiziano, noi ti ringraziamo per questo intervento, per questo collegamento. È un onore stare in vostra compagnia. Ecco, no, Tiziano, prezioso, grazie. Che sia comunque in ogni caso una grande partita. Grazie. Ciao, buonasera, ciao, un Tiziano, abbraccio. Buonasera. Ciao. Allora, torniamo di nuovo nella nostra bella casetta. Sono sicuro che Crudeli ha fatto una delle sue esultanze quando ha avuto la certezza che? Della mancata partecipazione. Ah, aspetta, deve togliere le pietrine dalle scarpe, vai. No, non te lo poteva dire, ma è chiaro, sorride, inquadratelo, perché sta sorridendo, che lui lo sa che ho ragione, lui lo sa perfettamente che ho ragione, vabbè, lasciamo stare, va. Allora, piuttosto facciamo partire un instant quiz. In questo momento scaricate l'app del Bello del Calcio se non l'avete ancora fatto, se invece avete già sui vostri smartphone l'app potete rispondere al seguente quiz. Sì, vogliamo capire insieme a voi chi arriva meglio alla sfida di domenica tra Milan e Napoli, quindi aprite l'app e andate a votare senza essere troppo scaramantici, andate a votare quello che è il nostro instant quiz di questa sera. Napoli. Ecco, Napoli, subito, cioè già stai. Quindi instant quiz parte adesso, 15 minuti per votare. Intanto 081 554 9988 invece per intervenire in diretta. Posso dire una cosa, Massimo? Quante occasioni ha avuto il Napoli, fermo restando che io ho visto un Empoli che ha giocato veramente bene, si è difeso bene, però non si è solo difeso, anche attaccato. Quante occasioni ha avuto il Napoli? Con occasioni da gol, per me 3. I due pali più un'altra? Sì, per me sì. Occasioni vere da gol. I tiri verso la porta sono stati, mi sembra, 26-28, un numero. Ah, mi sembrava qualcuno importante. In più. Comunque il Milan, te l'ha confermato anche lui, ha fatto un tiro in porta contro l'Udinese. Quelle le partite che contano. Oltretutto poi un tiro in porta, una rovesciata, una prodezza di Ibrahimovic, non è un gol semplicità. Scusa, il tema è proprio quello. Il tema è perché giocheranno in maniera completamente diversa, perché il Milan è costretto a dare palla a Ibrahimovic avanti, palla lunga. Certo. Il Napoli invece sarà costretto a giocare palla a terra. Allora le due difese saranno fondamentali in questo. Ecco, allora chi rischia di più? Questo è la difesa del Napoli con Ibrahimovic o la difesa del Milan con i piccoletti che però possono giocare? Ha detto una cosa giusta Sabino, cioè ogni tanto capita. Sono i giocatori che Leao anche Rebic, sono i giocatori che, come posso dire, portano via l'uomo, certo, a Ibrahimovic, certo. Altrimenti c'è solo lui, lanci su di lui, il punto di riferimento è lui, certo. Invece gli altri che ti, perché lui ha ragione a dire che ti saluto del Messias, perché è quello che è un po' più imprevedibile rispetto agli altri. Imprevedibilità, sono d'accordo, ma no che è un giocatore di forza, di potenza, vabbè, in questo momento c'ha questi Che... Io sono sincero, a partita in corso va bene, lo possiamo anche vedere uno come Messias, ma dall'inizio Brahim Diaz secondo me di una qualità diversa, sì, però è il momento di forma, però Sabino, che conta forma, Diaz, Antonio da casa,
Buonasera, anche perché tra un po' parleremo anche di mercato, perché cosa ha detto questa cessione di Manolas, lo chiediamo a Ciccio, perché dietro apre, sicuramente ci si apre un mondo. Antonio, ci sei? Buonasera, buonasera, prego. Vorrei fare una domanda a Manolda, prego. Se è possibile. Oh. Facile. Signor Manolda, vorrei sapere se Manolas se n'è andato da Napoli gratis. Eccolo qua. Gratis. No, no. Ecco qua, allora apriamo nel sistema di mercato. Intanto Manolas non si è andato al Napoli, è stato il Napoli che ha accettato di lasciarlo libero. No, il Manolas costerà, cioè il Napoli incasserà per lui tra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni, più o meno questa sarà la cifra, e c'è una ragione anche, perché incassando questi soldi il Napoli non fa minusvalenze, ma porta in bilancio alla pari con gli ammortamenti il costo di Manolas, che è stato altissimo anni fa, insomma. Però non mi è piaciuto come è andato via. È stato pagato molto questo giocatore. È stato pagato troppo questo giocatore. E quindi perché così poco? No, per gli ammortamenti, è un fatto tecnico di bilancio. È stato pagato molto perché probabilmente in quell'occasione la Roma fu anche aiutata, perché avendo bisogno di denari fu valutato eccessivamente il calciatore. Grazie Antonio. Grazie. Ricordare Ciccio, entrò in quell'operazione anche di Avarà, il cartellino di Avarà, che forse anche in quello fu un po' sopravvalutato. Però qui entriamo proprio però entriamo in terreno minato, perché dal discorso sulle per il Napoli, per Manolas, in questi 2 anni e mezzo ha speso 55 milioni di euro, ovvero i 36 milioni versati, 34 alla Roma e 2 al calciatore per la clausola, più circa i 20 milioni di ingaggio lordi, perché ricordiamo che va a risparmiare 4 milioni netti, quindi quasi 8 all'anno. Quanto vale per i prossimi 2 anni? Però scusami per rispondere, per rispondere all'amico da casa, se la domanda è: ma questa cifra, che io, almeno per quanto ne so io, addirittura più bassa ancora rispetto a quella citata da Ciccio, però tutto può essere, è un'operazione di qualche ora fa, insomma, ci riaggiorniamo su questo. L'amico dice: ma Manolas non vale di più? Beh, avesse giocato con continuità, cioè, certamente varrebbe di più. Un giocatore che tra l'altro non è neanche anziano, cioè Napoli 30 ha anni. Semplicemente fatto un ragionamento di costi-benefici. Se ne voleva liberare, questi anni ha portato quasi 90. Se tu paghi 55 milioni di euro a un giocatore, possiamo dire che è stata una profonda delusione. Sì, non c'è dubbio. Io sentivo 2 anni fa di vendere Manolas per una cifra così bassa. Dice: cavolo, ma Manolas, uno che fino a 2 anni e mezzo fa valeva 36 milioni, era in ballo con la Juventus. È stato un pessimo affare, ma da un punto di vista del bilancio è stato valutato così, perché il Napoli non farà delle minusvalenze e quindi non avrà dei contraccolpi sul bilancio. E ci mancherebbe. No, va bene, bilancio, cose tecniche, perfetto, però io ti dico, vale pure quando il Napoli ha preso Manolas, io che lo conosco molto bene, ti dico che questa era una coppia, se non la più forte al mondo. E quasi come mai ci siamo. Secondo te non è... Perché lui non si rende neanche conto di quanto è forte. È un ragazzo stranissimo. Se lo sfiori va per terra, si fa sempre male, esce, c'ha sempre qualcosa, si tocca sempre. Quindi dici caratterialmente. Caratterialmente gli manca qualcosa per diventare un grande giocatore. Però credetemi, io l'ho visto con continuità. Aveva veloce, era veloce, forza. Era una cosa impressionante. Forza fisica, impressionante. A Napoli quando ha fatto. E avere deluso per me è una delusione anche per me. Una delusione, un giocatore del genere ti aspetti. Soprattutto per quella cifra lì. Ragazzi, ma 55 milioni di euro. E poi la gestione di Manolas, altri scenari. La gestione di Manolas ha un solo significato, che il Napoli ha già pronto un giocatore da portare a Napoli. Su questo non vi... adesso è venuto fuori questo giovanotto dell'Augusta, questo è il tedesco, Ukonai. Una cosa del genere, sì. Ti ricordi come No, Ukonai mi sembra una cosa del adesso genere. Lo cerchiamo. Resta per me ancora Ukonai. Mandawa, perché sono 2 giocatori anche di piede sinistro e quindi possono essere utilizzati sia al centro che come terzini a sinistra. Quindi questi dovrebbero essere i 2 profili in piedi in questo momento. Uno dei 2 probabilmente il Napoli l'ha già chiuso, perché altrimenti non avrebbe dato il via libera a Manolas. Posso fargli una domanda, sì, maestro vai. Marolda? Tu hai mai raccontato un'operazione di mercato annunciata da tutti e 2 i club col mercato chiuso?
Ti è mai capitato? No, però se ne fanno tante. Invece, visto che mi tiri proprio per la giacca, ti dico che io non ho apprezzato affatto quello che ha fatto l'ufficio stampa e comunicazione del Napoli. Cioè? Cioè, quando sei venuto a sapere di Manolas che stava andando in Grecia per un accidente, una sciocchezza che poi è capitata all'aeroporto, quindi è venuto fuori che Manolas stava andando là, a domanda anche se Manolas stava andando in Grecia perché stava andando a firmare il contratto, è stato detto che è andato lì, il Napoli era al corrente, andava in Grecia per fatti personali. Nel nostro mestiere esiste una regola, come quella del gioco di guardie e ladri, no? Quando sei scoperto devi dire mi arrendo, questo il Napoli non l'ha fatto e mi dispiace, caro Nicola Lombardo, questa volta non mi sei piaciuto. Questo è un messaggio appunto al Napoli che ha lanciato Ciccio Marolda. Ma tu hai sentito quello che ti ho detto prima? Io ho detto, non mi è piaciuto come è andato via. Il modo? Non voglio commentare la storia del denaro, dei soldi che l'hanno levato. Ma sono fatti veramente suoi personali. È quasi quello tutto anomalo. Anche perché, però è anomalo. Cioè, anche perché l'aeroporto che ti prendono con Fulvio, prima poi, di Milan-Napoli. Prima di Milan-Napoli. Te ne vai prima di Milan-Napoli. Ma scusami, cosa cambiava? Mancano 7 giorni, l'ultima partita è il 23 di dicembre, poi ti ritrovi al 6 di gennaio. Certo. Giocatore disponibile, no, cioè domenica era in panchina. Aspetti 6 giorni. Regolarmente. Cioè non mi è piaciuto come secondo voi perché? Però diciamo anche le cose Ciccio, perché se diciamo anche giocato, che aveva la valigia, il rischio di un infortunio sarebbe stato, avrebbe fatto, e diciamo anche che la valigia pronta ce l'aveva dal 30 di agosto, da quest'estate, quando il Napoli le ha semplicemente messo alla porta, e lui aveva anche l'accordo con l'Olympiacos, ma per una questione sempre economica non si erano messi d'accordo i club. Il calciatore era già da 4 mesi con la testa all'Olympiacos, il dubbio di tante prestazioni negative, abbi pazienza, scusa. Questo lo puoi dire tu, io ti posso dire che l'accordo con l'Olympiacos ce l'aveva già da 6 mesi, sì, poi vuol dire che aveva già la testa e quindi era tutto concordato anche questa partenza. Ma prima di Milan-Napoli? Ma prima di 6 giorni. Cioè, non una partita qualsiasi, ragazzi, Milan-Napoli. Cioè, è una partita importante, cioè prima di Milan-Napoli, c'è tutto fatto costruito così, confermo, no? Non mi è piaciuto assolutamente. No, sì, ma lo capisco, perché quando decide un giocatore di andare via, quando un club si convince poi che stia 3 giorni in più o 2 giorni in meno, conta poco, tanto Manolas non avrebbe giocato, per il rischio di infortunio non avrebbe giocato. Cioè, che giocatore ha perso il Napoli, secondo voi, come valore dell'ultima stagione di Manolas? Beh, non ne abbiamo mai parlato bene, francamente. Dai. Il Manolas visto in maglia azzurra, francamente le buone prestazioni ce ne sono state, ma sono state veramente risibili rispetto al numero invece di partite in cui francamente ha dimostrato di non essere pienamente compatibile, diversamente da quanto noi ci aspettavamo, e io ero dell'idea di Sebino, compatibile proprio come qualità espresse in campo con uno come Koulibaly. Cioè è un giocatore che deve essere forse più guidato, Fulvio e Sebino qui sono stati due grandissimi campioni e forse potranno confermare questo, quindi a Napoli francamente non lascia che ricordi abbastanza negativi, e poi c'è il giallo finale, questa uscita all'aeroporto, i soldi prima di un match, tu ricorderai proprio te ne vai, il club greco che annuncia, il Napoli conferma, allora deciso. Cioè si possono annunciare in qualsiasi momento. Ma perché dobbiamo vergognarci di dire, io che parlo per me, non parlo per voi, di dire che quello è che stata gestita male. Ma, no, ma non è una critica, è un'oggettività. In modo curioso, ecco, reale, in modo cosa assai reale. Curioso. È stata gestita male. Ma voi ricordate quando Manolas ha deciso di andare via e poi arrabbiato, era rimasto deluso, era rimasto a Napoli, che cosa fece contro la Juve? Questa è... Il gol che prese il Napoli con la Juve, lo ricordate? Allora vedi, certo. Allora, che ho ragione. Non c'è tranquillità, non c'è serenità, è inutile andare contro la storia. Ricordi l'anno scorso a Reggio Emilia contro il Sassuolo, com'è andata? No? Con Manolas entrato e Insigne che lo manda a quel paese. Certo. Quindi, ecco, adesso già... diciamo che è un giocatore che si è integrato male nello spogliatoio. Fatto sta che quando un compagno di squadra comincia a mandarlo a quel paese, vuol dire che succedono sempre
in campo queste cose, certo, spesso, però vuol dire che non si è ambientato anche con i propri compagni, parliamoci chiaro, con l'ambiente di Napoli, con la città, con l'allenatore, con quest'ultimo allenatore che gli ha preferito Romani già dall'inizio del campionato. Probabilmente è stato un errore tenerlo e non chiudere, esatto, un affare prima e prendere un sostituto prima. Ecco, tra l'altro Spalletti proprio in una delle ultime interviste ha parlato di mercato dicendo è sicuramente una parte del calcio di cui se ne occupa il presidente. Per noi ogni settimana comunque in qualche modo ci sentiamo e ci aggiorniamo su tutto questo. E dopo certo è evidente che con la cessione di Manolas si apriranno grandi scenari. Il presidente ha sempre detto pensiamo a cedere e poi ad acquistare. Certo. Massimo. No, ma a questo punto il Napoli certamente deve prendere un centrale difensivo e deve prendere poi il famoso esterno sinistro, perché siamo sempre in attesa di capire. Però il terzino sinistro è sempre nel mirino del Napoli, del Lille? Udokai o Mandawa, ecco, riescono a giocare anche a sinistra e quindi, come è stato fatto pure con Juan Jesus, no? nella doppia possibilità, io credo che prenderne uno già basti. Mandava è un terzino però, non è un centrale. Però scusate. Sì, ma anche Udukai è un centrale. Udukai è un centrale. Piede sinistro qualche volta utilizzato anche a sinistra. Allora, se diciamo che il ragazzo comunque è un po' così, strano, diciamo che non mette la testa in quello che è la sua professione e il suo lavoro. E se è vero che un giocatore che non ha testa fa danni nello spogliatoio e fa danni nel momento che entra anche in campo. Perfetto, certo, va bene, non ci vedo di che. Se l'allenatore dice parlo continuamente col presidente e non si lamenta di una cosa del genere, va bene, si vede che deve andare tutto bene. Ecco perché prima mi sono permesso di dire concordato, perché ormai la situazione non c'è dubbio era questa. È sempre detto, è una questione che se ne occupa il presidente per quella di mercato, però noi ci aggiorniamo ogni settimana e vedremo cosa accadrà a gennaio. Quando hai saputo della notizia di Manolas, che ovviamente l'avrai saputo dalla nostra redazione del Bello del Calcio, perché anche tu hai la nostra app, Giuseppe, cosa hai pensato? Qual è stato il tuo primo pensiero da tifoso? Noi abitiamo vicino, ho visto i fuochi d'artificio. Ecco. E chi è Manolas? E chi è Manolas? Io non l'ho visto giocare ormai da una vita. Non è che il Napoli abbia perso, cioè era il grande campione, perché concordo, quando arrivò a Napoli noi dicevamo, caspita, insieme a Koulibaly è la coppia perfetta della difesa. E poi purtroppo ci sarà stato problemi di ambientamento, non lo so che cosa, a me non mi è mai entusiasmato onestamente, anche se lo ricordo benissimo, la Roma era fortissimo. La domanda che voglio fare io sul mercato, perché questo Napoli basa il mercato di riparazione, tra virgolette, di gennaio sempre sui giovani e mai su delle certezze per giocarsi il campionato corretto? Attuale. Ha ragione Peppe, i nomi che circolano, i nomi che facciamo anche noi non sono giocatori ciccio, parliamoci chiaramente. Però scusate, il club che vuole investire per vincere lo scudetto, scusatemi, sono stupire. Nomi che circolano per un club che vuole innanzitutto tenere stupire, il bilancio a posto. No. Società ciccio, per cortesia, in che senso? Stavo per dire una cosa cattiva, ciccio, togli no, c'hai una cravatta del 1970 e poi te lo spiego. Volevo dire questo. Detto, eh? Beh, quello, sai che andavano larghe sotto come. No. Allora, sono venuto qua senza cravatta. Ho detto non posso andare così. Uno di voi me l'ha prestata, non voglio dire. Dopo facciamo l'indovinello. Facciamo è vero, scusa. Però alla domanda di non mi ricordo Giuseppe, quello che volevo dire. Cioè, come facciamo a immaginare un Napoli che vuole alleggerire il monte ingaggi e va a prendersi un calciatore importante che quindi avrà un ingaggio importante? No. Ma non è sarebbe successo due anni, tre anni fa, quando stavi vincendo lo scudetto, che a gennaio dicevamo compra, fai un piccolo sforzo. Quindi a maggior ragione non accadrà quest'anno. Tre anni fa e lo devi fare adesso. È a maggior ragione. Ormai la politica della società è questa. Però in Napoli ricordate la politica della società è questa. Prendere dei prospetti grassi a 17 milioni, poi valorizzare. Hanno 24 già, 25 anni, quindi non sono nemmeno tanto giovani. Non sono neanche, sono ragazzi, sono giocatori formati. Anche perché se prendi di 20 anni non lo metti. No, assolutamente, ma poi il problema sai qual è? Allora, è stato il felicissimo facile trovare il felicissimo guaio che ha combinato Anguissà.
che è venuto, è diventato un ottimo giocatore, è costato poco, quindi ora si pensa di poter andare a scoprire anche i difensori. Ma ce ne sono. Ecco, i difensori secondo me è ancora più facile. Ce ne sono, però devi non vorrei mettere offendere in conto la categoria di poter sbagliare. Però immaginiamo un quadro differente. Giuseppe. Vedi un po' sugli esterni, il Napoli quanti ne ha sbagliati, no? In questi anni, scusami Claudio, il Napoli quanti ne ha sbagliati pensando che Younes, ricorderete, tutto sommato anche un ass. Che forse torna in Italia, sai? Si sta esprimendo bene. Vacanza, il Napoli ha dovuto mandare a giocare di qua e di là. Lozano lo stesso, pagato tantissimo, il secondo mi pare più pagato dopo Osimhen dal club, doveva essere il sostituto di Insigne, un giocatore preso perché Insigne un pianeta diverso. Però Claudio, aspetta, no, Lozano, prima di no, perché di oggi altre dichiarazioni, un'intervista al collega Mandarini del Corriere dello Sport, ancora il procuratore di Insigne è tornato a parlare, dando secondo me certezza quella che è una buona notizia, cioè che Insigne ancora un altro club la firma o comunque un accordo ancora non ce l'ha e che almeno fino al 2 gennaio aspetterà il Napoli. Poi le parti sono ancora distanti. A prescindere dal fatto che prima del 2 gennaio non si può firmare, altrimenti si incorre. Invece per Manolas è tutto a posto. C'è il consenso di tutto il club. Posso dire una cosa su Insigne? E poi dopo Sibino. Io sono stato un estimatore, nel senso che l'ho sempre difeso dalle critiche, sai, si diceva difficile essere profeta in patria, lui che è napoletano, per cui c'è tanti tifosi che lo criticano. E io l'ho sempre difeso, adesso però nel momento, perdonatemi, capisco che è infortunato, capisco che c'ha il problema del contratto, il rinnovo, però qui ci vuole il migliore Insigne, ci sono da 2-3 partite che... sbaglio, non sta bene, fisicamente. Ma non sta bene, dai, Massimo. No, dai. Anch'io non sto bene, da quando ho fatto il vaccino c'ho male alle ginocchia. Conto che le diciamo su Manolas certe cose che mostra tra gli amici suoi. Ci vuole, deve avere uso, cioè lui è il capitano, deve dare qualcosa, perché Insigne ha dato sempre più di quello che aveva per questa maglia, per questa squadra, difeso, per cui immaginare, no. Dare in eterno. Vogliamo leggere le parole del procuratore di Lorenzo Insigne. L'amore di Insigne per Napoli non finirà mai, anche se dovesse andar via. Ma non possiamo aspettare in eterno, fino al nuovo anno non avrò contatti con mi fate gli scherzi, mi togliete la grafica all'interno dello studio, però non leggo più con allora fino al nuovo anno non avrò contatti con altri club, ma dal 2 gennaio cambierà tutto, il club crede che nessuno lo voglia, un campione come Insigne avrebbe meritato di più. Cosa significa quella frase lì? Lui chiedo a tutti. Lui ha detto espressamente, Sapientone Ciccio Marolda, il secondo Sapientone, lui ha detto espressamente nell'intervista, il terzo Sapientone Sabino Nebbino, cosa vuol dire un campione come Insigne avrebbe meritato di più? Allora, io direi una cosa, a me viene la morale di queste, di queste parole, di queste interviste che ho letto stamattina, a dire al Napoli fai presto, dai, mettiamoci d'accordo. Tu, questa è la tua chiave di lettura? Questo è sembrato. Ma non significa che non ci siano altri club interessati o che lui non sia pronto. Ma non mi avete risposto. Cosa significa avrebbe meritato più? Significa, questo è il giocatore che sta parlando attraverso il suo procuratore, sta dicendo che muore alla voce. Meritato di più a livello di soldi. Si aspettava un trattamento diverso. No, anche del suo lavoro. A me sinceramente non piace una dichiarazione del genere. Ve lo dico. Quale? A me sinceramente una cosa così non mi piace. Aspetta, un po' di minaccia, un po' di cose, è una forzatura. È una forzatura. Okay. Anche i procuratori, però, devono capire, giustamente fanno il loro lavoro. Senza quel giocatore, non è che il calcio finisce. Attenzione, oh mamma mia, ci sono miliardi di giocatori. Io capisco l'affetto che ci può essere verso questo ragazzo, però finisce lì. Poi, finisce lì. Che un procuratore dice queste parole, io, società, sinceramente, meritava di più. Bravo, cosa vuol dire meritava di più? Avrebbe meritato di più, avrebbe meritato il Real Madrid in termini meritare di più, come attenzione da parte, io ve lo sto chiedendo come considerazione da parte del club, da parte della società, come considerazione, è stato trattato. Ma allora io vi chiedo, la società l'ha trattato male? No, è semplice. A me mi risulta che la società, perdonami, un'offerta, c'è una trattativa, ascolta, l'ha trattato male, ascolta.
con questa frase, si permette di dire con questa, con questa frase, con questa frase, non lo rompe. Il procuratore sta dicendo: guarda, ti abbiamo chiesto, dico una cifra così, 7 l'anno, dacceli. Questo sta dicendo con questa frase. Posso aggiungere soltanto io. Allora la società che ti dice no, non te ne diamo 7, te ne diamo 5, vuol dire che l'ha trattato male. Guarda, queste dichiarazioni, il procuratore invece fa il suo lavoro e secondo me in questa circostanza lo sta facendo anche bene, perché sta lanciando un altro, tra virgolette, ultimatum, un altro messaggio al club. Cioè, noi siamo ancora qui, un accordo con altri ancora non ce l'abbiamo. Ha chiarito che non ha mai chiesto e non chiederà dei bonus alla firma, cosa che invece era uscita all'inizio. Quindi, vabbè, in ogni caso, senza entrare nello specifico della polemica, diciamo che Insigne non vuole bonus alla firma, e questo è un messaggio che va, insomma, sembra un Corriere dello Sport. Grazie, allora, Massimo, è un messaggio che va anche agli altri club. È la storia dei due fidanzati che in qualche modo, voglio dire, vogliono di nuovo rincontrarsi, però fanno il braccio di ferro e uno dice: però attenzione, perché io ho dei pretendenti, cioè non è che sto qui ad aspettare a te in eterno. Insomma, questo potrebbe essere, no? Certo. Il problema è che l'altro ha detto: vabbè, c'hai i pretendenti, vai. Ma potrebbe anche essere, insomma, la io mi auguro che si mettano d'accordo, casi, la verità, mi dispiacerebbe se ci sono dei casi a Milano e il Milan pensiamo, non si è messo a piangere per Çalhanoğlu, abbiamo visto prima, non si è messo a piangere per Donnarumma. Ci sono dei casi così, ormai c'è la tendenza da parte delle società a farti andare a parametro zero, mettiamoci in testa che c'è questa tendenza, ma non solo Milan, ma anche adesso all'Inter hanno il rinnovo di Brozovic e Barella, probabilmente verranno rinnovati, ma altri giocatori vanno a zero. Però posso dire una cosa, tu dici, perché poi ci pensavo, no? Dici, è vero che probabilmente la società ha detto: io sto qui, insomma, questa è stata la mia offerta, non vado oltre. Però a quel punto merita di più Lorenzo Insigne, detto da Vincenzo Pisacane, potrebbe anche significare: attenzione, il capitano del Napoli, perché non è un giocatore qualunque. Io adesso faccio un discorso generale che non riguarda Insigne. E i calciatori devono capire che il calcio è cambiato. Devono capire che il calcio è cambiato, devono capire che i bilanci o si mettono in ordine o si salta, devono capire quindi che non possono chiedere quello che vogliono. E sta sicuro che Insigne ha un buon ingaggio. Poi io non lo so, posso sbagliare, io Insigne prende un ingaggio di 4,5 se non sbaglio. Sì. Secondo le notizie che ho io, che sono sbagliatissime ovviamente, c'è stata un'offerta di 3,5 più 1 milione se andiamo in Champions ogni volta, quindi pareggiare il conto del passato, e non mi sembra scandaloso come offerta. Allungato poi questo contratto? Allungato per 3 anni, o se non 4, per 3 anni, per un calciatore che ha 31 anni. Ottimo. Ecco. Quindi allora, quel bene possibile, io mi auguro che il resto che trovi d'accordo. Io sono decente, una proposta decente. Poi è chiaro che se la società ha proposto 3,5, io sono convinto che se vai lì e dici: dai, facciamo 4, ma te li danno, non è che stai lì. Però perdonami Fulvio. Poi se Insigne trova un club che gli dà qualcosa, ha tutto il diritto. Ragazzi, anzi, quello che voglio dire è che i tifosi non è che devono difendere a spada tratta il giocatore. Il giocatore c'ha ragione, il suo procuratore c'ha ragione. Dobbiamo ragionare anche sulle società, sui conti di una società, sui bilanci di una società. I tempi sono cambiati. I tempi sono cambiati. Cosa pensano? Scusa, se ti liberi di Manolas perché risparmi 4 milioni l'anno, sarà normale che un presidente possa fare un'offerta diversa. Cosa pensano del rinnovo di Insigne? Se sono più dalla parte della società, saranno più dalla parte del giocatore, no? Credo io. Giochiamo d'antico. Credo io, Credo. Cosa pensate sulla accontentare Insigne oppure no? La società dovrebbe accontentarlo oppure no? Questa è la domanda che inseriamo sulla pagina Facebook di Giochiamo d'Anticipo, anche su quella del Bello del Calcio, in qualche modo sono collegate. Allora, abbiamo Sergio da casa. Sergio? Salve, buonasera. Buonasera Sergio, possiamo chiederle l'età?
Certo, 54. 54, no, sì. è giovane, cioè non sì, è ancora sì. pensionato, perché volevo un attimo no, no. per 30, no, no. ecco, per 30 secondi che lei diciamo restasse in linea per poter dopo. Seguire il ragionamento di Giuseppe, perché c'è un regalo. Passate in ascoltare. Allora, andiamo da Sergio male. Al telefono. Buonasera Sergio, prego. Buonasera. Per prego. Quanto riguarda Insigne, io dico che la stanno tirando troppo alla lunga. Sì. Se vuoi Insigne vuole, già doveva da un sacco di tempo, senta presidente, va bene questo ingaggio e rimango a Napoli. Se un giocatore gli piace, che vuole, può, si dice. Allora si vede che la stanno tirando troppo a lunga, le cose tirano a lunga, non vanno d'accordo. Mi auguro che prenda i giocatori diciamo forti in estate per competere su tutti i fronti. Ma se lei non avesse più Insigne a Napoli? Come? Se non avesse più Insigne nel Napoli? E va bene, se De Laurentiis vuole ci sono altri giocatori più forti. E vabbè, anche 3, 4, 5 milioni di euro li deve dare, non è che li deve pagare per una vita. Ecco qua. Ecco, grazie. Ancora su Lorenzo Insigne, prendiamo qualche telefonata per capire qual è l'umore di questa situazione dei tifosi, anche perché Massimo, tu a Radio Marte che avete sempre le linee aperte, come viene considerata dai tifosi del Napoli questa situazione? Beh, quelli che si espongono, quelli i tifosi più attivi sono sempre quelli a cui Insigne non è stato tanto simpatico, non so per quale ragione, non considerato fino in fondo un figlio della nostra terra, un giocatore sopravvalutato eccetera, per cui sono quelli che più fanno sentire la loro voce scrivendo oppure chiamando, un po' come succede anche qua. Però io sono convinto invece del contrario, è che il Napoli, io non so se deve accontentare, non lo so, perché non so neanche esattamente quant'è la richiesta di Insigne, è qualcosa che è un dato che non ho precisamente, per cui non dico che deve essere pareggiata quella richiesta, ma ritengo che il Napoli debba fare tutti gli sforzi possibili per trattenere Insigne e cercare di far rendere al meglio Insigne in questa stagione, che potrebbe diventare storica, perché è un'occasione. Insigne vuole restare, il giocatore è integro perfettamente, ha la testa giusta, la voglia di rimanere, per cui perché non fare uno sforzo e andare incontro alle sue esigenze. 30 secondi. La discussione su Insigne come si divide la gente? A Napoli c'è una scelta ideologica su questo, non è legato né a Insigne né al fatto di che possa giocare bene o male. Chi sta contro il presidente e chi sta col presidente? Allora, chi sta contro il presidente dice Insigne deve restare, dagli tutti i soldi che vuole. Chi sta col presidente invece dice no, Insigne sta esagerando. Quindi è molto ideologica, è molto strana, per dire che sfugge a delle argomentazioni e dei ragionamenti che sono soltanto tecnici. Posso dire? Di campo. Guarda, posso? Sì, se il Napoli spende 40 milioni per Lozano, 36 per Manolas, 500 e 500, potevano risparmiare dei soldi e darle a Insigne, un calciatore come Insigne, campione d'Europa, napoletano, purtroppo io lo dico, sono napoletano nato a Napoli, io mi auguro che... siamo sempre invidiosi delle persone napoletane che hanno successo, bravo, Insigne per me è un calciatore da Napoli, da nazionale, deve assolutamente rimanere a Napoli, perché un altro calciatore, quello che voglio è d'accordo poi che la gente sono d'accordo con te, rispondimi su una cosa, io ho letto una dichiarazione in questi giorni, dimmi se sbaglio, ADL Spalletti è il migliore allenatore che ho avuto. Sì. Ha detto sì, così, sì, detto, sì, qui l'allenatore conta. Sì. Cosa ne pensa Spalletti di Insigne? Che secondo te non incide su questa cosa qua? Cavoli, incide per 500.000 euro. Beh, io, quello che volevo prima dire io. Va dal presidente. Ma Spalletti è aziendalista. Se ci sono 3 milioni di differenze, lo capisco. E 500 me lo più tenga, aziendalista degli allenatori che conosci. Spalletti lo sappiamo, lo vuole, la sua storia vuole che parla per lui. Per cui, l'ha fatto giocare pure, non era in condizioni di giocare contro l'Empoli, l'ha fatto giocare, tant'è che si è... ancora una volta ha avuto una piccola ricaduta anche Insigne, quindi su Spalletti che voglia Insigne in squadra io ho pochi dubbi. Se però l'azienda dice questi sono i conti e questo possiamo dare, è il massimo, l'allenatore non può dire altro. Ma Spalletti è la sua stessa missione, però, cioè, non penso che non abbia voci in capitolo, però Ciccio, cioè è assolutamente Claudia. Così, però dall'altra parte stai comunque giocando un campionato importante. Spieghiamo come funziona, dai, per la gente che sta a casa, spieghiamo come funziona. Sì. Un giorno andiamo al campo, andiamo,
arriva l'allenatore, c'è il presidente. L'allenatore dice: presidente, allora com'è quella situazione? Com'è, sai, Luciano? Certo. Procuratore vuole questo, vuole il contratto allungato, eh? E si arriva poi alla fatidica domanda. Che dobbiamo fare? Ma ne possiamo fare a meno? Ecco. Ma guarda, ma c'è questo che volevo, ragazzi, dire. Ragione, funziona così, nel calcio, non è difficile. Questo, quando ci sono problematiche del genere, il presidente, scusa, alla fine arriverà a chiedere. La domanda non dovrebbe essere: possiamo sostituirlo? A possiamo punto. Sostituirlo, o come ho detto io. Ma vuoi che ha ragione Semino, vuoi che non ci sia dialogo? No. Ma certo. Semino c'è, ci sarà, ma al posto di Insigne. Allora chiediamolo. Chi verrà? Questo è un altro punto. Insigne può essere sostituito? Il Napoli può fare... Il Napoli magari ha già visto altri 10 giocatori, noi non lo sappiamo. Può essere sostituito un giocatore che guadagni poco? Certo. Venga più o meno a costo zero? Un giocatore insostituibile. Lui. Non esistono al mondo, anche il più bravo, non esiste un giocatore insostituibile. Adesso però Ciccio, adesso anche io ne ho in vita mia. Però con delle condizioni, scusami, ma per sostituirlo devi pagare un cartellino. Devi dare un ingaggio. Esatto. Quanti anni ha? Devi vedere quanti anni ha. Quanto tempo vuoi. E allora ce l'hai già in casa. Allora ti chiedo, a Napoli conviene lasciare andare via Lorenzo Insigne? Se la prima opzione è quella che il monte ingaggio deve scendere, o i conti sono questi, oppure chi non ci sta, signori, arrivederci. E perché Insigne sì e qualche altro scarso no? E chi è questo? Ce ne sanno tanti. Che prendono 4 milioni tanti, e mezzo. Che prendono anche più soldi. Perché Insigne deve andare via e altri no? Lo Zanno che cade sul pallone. Ma secondo te, ma è possibile che è costato, se arrivasse qualcuno alla porta del Napoli a chiedere lo Zanno senza fargli perdere troppi soldi, il Napoli direbbe: no, lo Zanno, ma sei pazzo, lo Zanno me lo tenga a vita. E allora se ha mercato Insigne, gli danno 40 milioni, allora la società fa bene. Ma se lo deve svendere come Manolas, onestamente, ma tienilo in casa. Cioè, il procuratore ormai ha dichiarato: Insigne muore per la città di Napoli. Certo. Ma dove trovi un calciatore del genere? A Napoli abbiamo fatto. Cioè, rischia di andare via un prodotto del vivaio del Napoli. Ma non mi dovete convincere. È pazzesco, e non sarà un fuoriclasse, e posso essere d'accordo, ma è un giocatore di primissima fascia in maniera assoluta. Va via per 0 euro. Se lo ricordano solo quando fa il tiro a giro. Poi, no, ma ragazzi, ma siamo sempre in questa città che è particolare su queste cose. No. Vabbè, il calcio è sempre stato questo, dai. Abbiamo tanti altri. Sì, allora, se riusciamo con la regia a vedere, abbiamo recuperato in un attimo il monte ingaggi del Napoli e soprattutto gli stipendi netti di tutti quelli che sono i calciatori azzurri. È arrivato a 100. Come sappiamo, ovviamente, è scomparso il computer per un attimo. Come sappiamo. Siamo noi? Abbiamo mosso qualcosa? Sì, abbiamo mosso qualcosa. Va bene, allora intanto cerchiamo di recuperare di nuovo il computer avanti, di quanto è arrivato? Gennaro. Andiamo un attimo al telefono da Franco, intanto che ristabiliamo la connessione del PC in regia. Franco? Buonasera. Buonasera. Io dico che il campionato italiano, riferendoci sempre ad Insigne, mi dispiace se va via da Napoli. Però il campionato italiano è un campionato scadente, tanto è vero che calciatori come Ibrahimovic, Giroud e altri a 40 anni insomma fanno ancora la differenza, cose che non farebbero in un altro campionato. Quindi questi calciatori che noi abbiamo, tipo anche Insigne, che qui sembra che siano dei veri fuoriclasse, poi in campo internazionale si vede che insomma si parla sempre che hanno vinto gli europei, vinse anche la Danimarca, tornando dalle spiagge, vinse gli europei, vinse anche la Grecia, che non aveva nessun titolo proprio per vincere, insomma non era proprio votato per vincere. Quindi non lo so, mi dispiace se va via senza altro, che poi è napoletano, no? E poi il fatto che si mette sempre per lo mezzo che il capitano ecco, di una squadra di calcio, non di una portaerei. Ecco, questo. Il messaggio è chiaro. Ci sei. E poi un'ultima cosa, vorrei sapere se è possibile che ne pensate, se il Napoli cedesse Petagna e prendesse a gennaio Destro da Genoa, che a me sembra molto bravo, sinceramente. È uno Destro del Genoa, ok. Grazie. Grazie e buona serata. Sono due calciatori diversi, lascio parlare per gli esperti.
Ma sono due calciatori diversi. E perché ti togli sempre delle responsabilità? Esprimi il tuo giudizio. No, allora io mi esprimo il giudizio. Io dico che avere Petagna è un bene per il Napoli, perché ti permette, in assenza di Osimhen, di avere anche un sistema di gioco diverso e dei terminali diversi. Destro è un finalizzatore. Destro è un giocatore diverso da questo punto di vista. Al Napoli serve chi segna. Soprattutto. Fulvio, vuoi aggiungere qualcosa? No, è che c'ho da aggiungere. No. Eccolo là. Ha detto di no. Torniamo sugli ingaggi. Ha detto tutto. Vai. Sì, abbiamo recuperato. No, io stavo guardando la grafica degli ingaggi. Allora, partendo ovviamente da Kalidou Koulibaly, che è il più pagato, come vediamo dalla grafica, c'è poi una schiera di 4 milioni e mezzo in cui ci sono Insigne, Osimhen, Lozano, lo stesso Mertens, che tra l'altro è in scadenza quest'anno. C'è da depennare 4 milioni di euro. Manolas. C'è da depennare il nome di Manolas, e poi ci sono una serie di incongruenze. Ulam. Per esempio, io sottolineo sempre Fabian Ruiz, che viene pagato meno di un As, o meno di Petagna, o meno di Ramani, o meno di Lobotka. Il Napoli, da questo punto di vista, negli ultimi anni, Ciccio, non ha fatto proprio i conti perfettamente, che è una novità per una società attenta come il Napoli. Ma non so se non ha fatto i conti perfettamente. Io dico, il Napoli aveva, mi sembra, 130 milioni il monte ingaggio, sì, è sceso, sì, di 30, e doveva arrivare, aveva intenzione di arrivare, o la speranza di arrivare sugli 85 milioni di ingaggio, e quindi deve arrivare a quella cifra, insomma. Là si attesta, sì, l'equilibrio del bilancio. Poi, per quanto riguarda questo, Fabiano è arrivato, ha fatto questo tipo di contratto. Quando andrà a rinnovare, o si mette d'accordo o se è andato da un'altra parte. Ragazzi, il calcio è questo, inutile sta a dire. Che contratto ha Fabiano? Al 2023. Fino al 2023 prende questi soldi qua. Sì. Ma l'anno prossimo Fabiano o gli rinnovi il contratto, Fabiano, oppure lo va via a scadenza pure lui. Madrid te lo perde. E allora a questo punto io direi di tornare ancora a parlare di questo, ma noi abbiamo tantissimi temi, perché dobbiamo ancora andare sul tema Milan-Napoli. Abbiamo messo queste squadre a confronto e abbiamo visto che l'andamento delle due squadre è molto simile, quindi questo ce la dice lunga su quello che sarà la partita di domenica sera. Però prima entriamo nel mondo. Si stanno dividendo quasi al 50-50, ci sono tifosi come Raffaele Pezzella, che scrive: credo che la società gli abbia offerto un ingaggio più che buono, soprattutto di questi temi. Se avesse voluto avrebbe già firmato. Ma dall'altra parte c'è chi, come Enrico, ci scrive: assolutamente dalla parte di Insigne, oppure fatemi un nome a parametro zero che costi poco quanto lui e che ami Napoli e la maglia. Oh. Fatemi un nome, sto aspettando. Lorenzo. Non c'è. Ecco. Non ce l'è. Lorenzo Insigne. E allora con questa noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Tra l'altro, bollette alla mano, perché ho visto che dietro le quinte è arrivato Gennaro Lagatta, GLG Group, quindi anche cambia la bolletta. A tra poco. Io la voglio cambiare. Cambia la bolletta. Eccoci di nuovo, giochiamo d'anticipo. E allora ci ha raggiunto in studio Gennaro Lagatta, GLG Group, cambia la bolletta. Come stai, Gennaro? Benone. Allora, tu, parlavamo prima della pubblicità di Lorenzo Insigne, tu sei tra quelli che vorrebbero Lorenzo Insigne ancora nel Napoli, oppure è finito un ciclo secondo te? Io penso che non sia finito un ciclo, e penso che Lorenzo sia una bandiera di Napoli. E credo anche che è vero che non è più così giovane calcisticamente parlando, ma penso che un calciatore del genere non c'è in Italia al posto suo. Rita, anche per te? Lorenzo Insigne, capitano del Napoli? Secondo me sì. Per l'amore che lui ha. Dovrebbe anche restare a Napoli? Dovrebbe restare, ma in quelle frasi che c'erano nelle di Vincenzo Pietragane. Sì, ma secondo me dietro c'è lui, fondamentalmente, no? È un po' un suo riflesso. Giusto. Però nasconde dietro. Perché voi donne parlate sempre d'amore? Parlate sempre d'amore, ma perché così? Però se c'è non ci sempre l'amore nelle cose, anche l'odio. Sebi, anche l'odio, anche dietro l'odio c'è l'amore. Un uomo offeso, sempre st'amore, fai il professionista. Se ci fosse stata differenza, sarebbe andato subito. Non allora ti dico che quando vanno con la maglia, col cuore, così sono tutte falsità quelle lì, tu dici, eh? Che baciano la maglia sono falsità. C'è qualcuno che ne ha baciate più di una. Questo è vero. Allora, posso fare una domanda anche? Quagliarella ne ha baciate 18 di però poi non esulta. Non esulta mai.
praticamente. Vorrei fare invece una domanda a Claudia, sì, per chiedere come sta Koulibaly, perché tu l'hai incontrato venerdì scorso in un importante incontro che tu hai moderato, legato alla lotta al razzismo, appunto è intervenuto lui al Teatro Sannazzaro dell'Arcimediterraneo. Allora, lui è stato disponibilissimo, disponibile lui e devo dire la moglie, ma non solo lui, anche Ghulam sono stati due giocatori, due atleti in quel momento che avevano un cuore grande grande, quindi noi abbiamo visto due ragazzi, due persone simbolo in questo caso della guerra, insomma, al razzismo, e poi tanti sono stati premiati perché fanno tante cose benefiche. Li ho visti bene, li ho visti propositivi, li ho visti agguerriti, ho visto sicuramente un Ghulam un po' più nascosto di Koulibaly, ma è inevitabile. Cioè, con tutto il rispetto, siamo più interessati a Koulibaly in questo momento, vedi? Visti i numeri del Napoli, e da quindi, quando lui manca, insomma, sono... La domanda sul Napoli, sull'ultima partita tra l'altro dell'Europa League che il Napoli ha vinto contro il Leicester, gliel'ho fatta, insomma lui è contento e spera presto di raggiungere comunque il gruppo, non poteva dire altrimenti. Però dietro questi uomini ci sono anche delle grandi donne, devo fare un complimento poi alle mogli di Koulibaly che di Ghulam. Vediamo la slide. Quanto è previsto? Allora vediamo gli indisponibili, vediamo il... La slide, capiamo quanti posso, quanti mi... Eccoli qui. Allora, Koulibaly fa una settimana, allora, ma io vi faccio una domanda da ignorante in materia, cioè... Se dovesse esserci la Coppa d'Africa, come cosa fa? Se tu sei ignorante in materia, infatti, hai detto come? Cioè, no, tu che te lo dici da solo. Se lui approfitta di me, se lo dici da solo, questo settore dell'infortunio, non lo ignoro. La medicina, la tempistica. Allora, una settimana, cosa significa? Che lui praticamente per la Coppa d'Africa potrebbe essere pronto. Perfetto, pronto. Cosa fa? Andrà alla Coppa d'Africa? Sì. Sono anche stati tu già non ce l'hai queste due partite, no, non ce sono anche stati già preconvocati tutti quelli del Napoli, che sono Koulibaly, Osimhen, Anguissa e anche è stato convocato dall'Algeria, sono quattro. Ma Osimhen ce la fa? Osimhen andrà, ma molto probabilmente non avrà il via libera da qui. Il Napoli non lascerà andare nessuno se non è cioè protocollo, no, spieghiamo COVID cosa. No, sia dal punto di vista fisico, c'è di mezzo la cosa internazionale, sì. le ECA mi pare che però Ciccio, spieghiamo però meglio. stanno arrivando no, ma non si farà. No. Spieghiamo meglio questa storia, no, tu dici il club, il Napoli non le lascia il Napoli ovviamente non lascerà andare nessuno se non è convinto delle condizioni di salute, però sul COVID è un'altra cosa, cioè tutti i club hanno chiesto, tutte le nazioni hanno chiesto delle garanzie per il Covid. Fino a qualche giorno fa c'erano molti dubbi, adesso c'è stato proprio oggi o ieri un comunicato, in cui si stabilisce, allora, diciamo che saranno in una bolla, e devo dire questo è un fatto importantissimo, perché secondo me il calcio si è lasciato un po' troppo andare, il calcio pensava di essere al sicuro e vedete quello che sta accadendo invece in Inghilterra. C'è da dire una cosa, soprattutto nella Premier League, è giusto dirlo. Il Premier League è a rischio, oggi ho fatto una call con un dirigente inglese, giocheranno il, com'è che lo chiamano a Natale, il Boxing Day. Boxing Day, giocheranno a Natale così, poi c'è il rischio che tutto il mese di gennaio non giochi. Si possa fermare la Premier. Si ferma la sono Premier state Premier League, mandate, ci sono 100.000 contagi a Londra. Allora, diciamo brevemente due cose in sintesi, è un'assurdità la calendarizzazione di una importante e legittima manifestazione come la Coppa d'Africa in pieno inverno, quando tutti i campionati europei, che sono quelli che portano i soldi, insomma gli appassionati di calcio africani devono farsi una ragione, che insomma i soldi vengono dalle squadre di questo, da questa parte qui del mondo in questo momento qui, e per cui la calendarizzazione va fatta in maniera diversa. È vero anche che l'unico anno in cui è stata fatta in Egitto, in un periodo diverso, si giocò a temperature assurde, gli stessi giocatori ne soffrirono e quindi di conseguenza i club di appartenenza. Ma ciò detto, l'ECA, che è l'associazione come sappiamo dei club
a livello europeo più importanti, ha inviato una lettera proprio manifestando così un po' di più di qualche perplessità a proposito del Covid e della variante africana. Ma in tutto questo leggevo ieri che insomma a 20 giorni all'inizio della manifestazione un vero e proprio protocollo, cioè mentre l'Associazione Internazionale Africana assicura, dice no, state tranquilli, si giocherà, siamo organizzati, così come è stato si è svolto regolarmente l'europeo, anche con l'emergenza Covid qui in Africa faremo in Camerun. Però a 20 giorni alla manifestazione non c'è ancora un protocollo, cioè non è stato ancora distribuito alle varie società e quindi ai vari giocatori le indicazioni, non sono state date le indicazioni da seguire, a far seguire ai giocatori. Però oggi è arrivato un cenno in tal senso, sono arrivate le indicazioni per il pubblico. Per il momento che entra allo stadio solo se ha vaccinati o tamponati. Ma il fatto bello è che poi pure rientrando dopo la Coppa d'Africa dovrebbero fare quarantena. Sì, infatti quella è un'arma, è un'arma che il Napoli potrebbe utilizzare. Però se è vero come è vero che in Africa c'è il 2% dei vaccinati, cioè allo stadio non ci saranno. Per cui tu hai, la... Ah no, perché non c'è lo stesso obbligo, giusto l'osservazione di Sebino. Cioè in Europa, in Italia in particolare, non so, non mi allargo citando gli altri paesi, ma in Italia se non hai il Green Pass non entri allo stadio, se non dimostri di essere stato vaccinato. Ma credo che in Africa non capiti così. Perché c'è solo il 2% di Sudafrica, di vaccinati. Due vaccinazioni oppure il tampone nelle 72 ore, se ho letto bene, se ricordo bene quello che arriva. Sì, ma comunque devono fare la quarantena, no? Scusa Sabina, ma è il 2 o il 20%? Adesso mi stai facendo 2% della popolazione africana. 2% della popolazione africana. Allora, andiamo al telefono, c'è un nostro amico Antonio. Buonasera. Antonio? Abbiamo perso Antonio. È caduto. Ce l'abbiamo? No, è caduto. Allora, diamo di nuovo il numero di telefono così potrà riprenotarsi allo 081-554-9988. Detto ciò. Detto questo, parlando appunto degli indisponibili, adesso tiriamo un attimo le somme, vediamo in squadra chi mettiamo, ecco, vediamo in campo chi mettiamo. Posso prima delle formazioni fare una, confrontarmi con Fulvio e Sebino su un giocatore in particolare, che tu prima giustamente dicevi, manca Kier, che... è un'assenza pesantissima del suo giocatore, del Milan veramente sta facendo cose importantissime. Per me Alessio Romagnoli è uno dei giocatori più sopravvalutati che c'è. Sopravvalutati. Infatti gli tolgono l'ingaggio. Infatti il Milan non, se dovessero, allora ti dico in società c'è un po' di come posso dire, di perplessità. Allora lui è in scadenza. È gestito da Raiola. Raiola non è in buoni rapporti per la storia di Donnarumma col Milan, per cui c'è un po' di perplessità se rinnovargli il contratto oppure no. Rinnovargli, gli hanno già fatto una proposta al ribasso, tipo Insigne, però non sono molto convinti di Romagnoli, perché è stata una delusione, hai ragione tu. È un giocatore che non ha mantenuto le aspettative, non ha mantenuto quello che... Capitano del Milan, stiamo parlando del capitano del Milan. Però tieni presente che ci sono Raiola, l'altro giorno era a pranzo con Nedved, e la Juve ha bisogno di difensori centrali, per cui cioè, capisci che si innesca un meccanismo e dici ma come lo vuole la Juve, allora perché non perché lui è disponibile anche a rimanere al Milan, è disponibile anche a rimanere al Milan. Però nonostante questo tu vedi, tu dici hai Romagnoli che è capitano, hai come si chiama l'altro centrale, no Kalulu, Comori che secondo me è uno dei migliori difensori, fortissimo, anche che ha sorpresa la difesa, assoluta. Sebino ha ragione a dire che ha subito un gol nelle ultime tre partite, però ha lasciato molte perplessità ultimamente. Dico... Allora, prima di andare da Pasquale, io vorrei vedere invece, sempre a confronto Milan e il Napoli, l'andamento, perché abbiamo preparato delle interessantissime grafiche che Gennaro ci spiegherà, perché pare che sia un andamento quasi uguale, simile, no? Praticamente del Napoli al Milan. Hanno fatto un percorso quasi gemello, è l'Empoli a fare la differenza, perché se il Napoli avesse portato a casa, diciamo come doveva essere sulla carta, sarebbero ancora esattamente a pari punti. E qui abbiamo diviso il calendario dalla quinta, alla decima, alla quindicesima, appunto l'ultima giornata disputata, e si vede come hanno fatto praticamente un cammino parallelo. Il Napoli è stato
quasi sempre avanti e poi a pari punti, ed è questo l'unico momento in cui si trova a rincorrere. Ma come vedevamo anche nella slide precedente, in realtà il cammino è uguale anche nei gol fatti, sì, molto simile anche nei gol fatti, nei gol subiti, nei punti realizzati, quindi veramente Pioli e Spalletti da questo punto di vista stanno facendo un cammino molto molto anche simile. Negli infortuni, almeno. Anche negli infortuni, è tutto uguale quest'anno. È vero. Napoli. Pasquale, buonasera. Sì, complimenti per la trasmissione. Grazie. Vi seguo con affetto. Niente, io sono un po' deluso, diciamo, sinceramente, questa storia di Insigne che non se ne può più. E sono sincero, cioè sono deluso dalla società, perché è assurdo che un giocatore come Insigne, capitano, la bandiera di, cioè, ma non solo, è un punto di riferimento della nazionale, perché penso che Insigne per Mancini sia un punto fisso, cioè, ma come si può andare avanti? Ormai sono mesi, per non di quasi un anno e mezzo che sta Tarantella va avanti, cioè, ma non se ne può più, e sinceramente questo logora anche, penso io. Penso che il capitano non è che sia una cosa bella anche per la squadra, per i giocatori, tra di loro, cioè, e siamo sempre alle solite, purtroppo il nostro presidente pensa altre cose, non lo so, alla testa altrove, allora tanto che è impegnato che, cioè, dopo un anno e mezzo stiamo ancora a parlare di Insigne. Guarda che ha detto una cosa, questa è la mia delusione da tifoso del Napoli. Antonio, giusto? Pasquale. Complimenti a Pasquale perché ha detto una cosa giusta, e ti faccio un esempio. All'Inter in questo momento, che sono primi in classifica, hanno passato il turno di Champions League, stanno trattando i rinnovi di Brozovic e di Barella, e a giorni verrà annunciato il fatto che hanno rinnovato il contratto. Oltretutto c'è l'allenatore che vuole Perisic a tutti i costi, perché Perisic sta facendo un campionato straordinario. Per cui ti dico, tre giocatori che potevano, due anzi, Brozovic che è rischiestissimo e anche lo stesso Perisic che poteva andare via, però l'Inter sta facendo di tutto e vedrai che entro un mese, 20 giorni, gli saranno rinnovati i contratti, perché è primo in classifica, si rende conto che non ci vogliono, ma come io parlo e voi state a maneggiare. È vero, dai, ma allora che cazzo stai? Sta girando, non si dice. Sta girando un tweet tra i tifosi, bentornato Rolando, ADL. Chi è? Chiedevo se fosse vero. No. Il difensore? Dai, uno scherzo. No, è una battuta. Posso fare una domanda? Però servirebbe. Cioè, concludo il discorso. Dai che abbiamo Pasquale. Secondo me, se la società, mi rendo conto che c'è una trattativa lunga, però adesso, fra 20 giorni, annunciasse il rinnovo di Insigne, secondo me sarebbe non solo un sollievo per il giocatore, ma anche per i tifosi, per l'ambiente stesso. È uno slancio in più, secondo me. Io posso dire. Grazie Pasquale. Prego, Sabino. Grazie Pasquale. Dico la mia sul presidente, perché da quando frequento Napoli ho sempre sentito elogi verso questa persona che ha mantenuto sempre i conti societari a posto. Sì. E quindi bisogna ragionare su questi termini qua. Se c'è un giocatore... Perché 500.000 euro in più ti fanno mandare i conti... Senti, i conti... No. Ti fanno sballare, magari, tu dai retta a Ciccio Marotta. Allora ti metti sullo stesso piano di Ciccio. No, 500 milioni in più per un giocatore che è capitano, campione d'Europa e tutto... Io capisco che per un miliardario come te sono niente, però ti dico una cosa. Non devi fare questo ragionamento, devi fare un ragionamento quanto costa all'ordo per tutto il tempo che ce l'hai. Ma non Insigne, un ragionamento che vale per tutti. Ma in questo caso stiamo parlando di Insigne. No. Poi dopo rinuncia a Manolas, ti togli 8, quasi 10 milioni lordi di ingaggio. Concordo, dai. Però scusami. Ciccio ha ragione, però c'è una differenza anche. Non hai ragione su questa cosa, no? Qua. Io concordo. Non hai ragione. Fulvio, premesso che su 500.000 euro di differenza non devi parlare di bilancio. Fulvio, perdonami. Perché non c'entra perdonami, niente. Nel 2021 non ti puoi permettere di giocare un Europa League con più di 100 milioni di monte ingaggi. Ma non lo devi, non è Insigne il problema. Semplice. Cioè non è Insigne il problema, fammi vedere i numeri di prima, gli ingaggi. Perdonami. Ti dico a chi li toglierei. Cosa vuol dire che non è Insigne il problema? Cioè che lui li toglierebbe a qualcun altro, se tu li devi togliere a qualcun altro. Cioè il rapporto costo vedere la grafica di prima. Io sono quel qualcun altro, perdonami. Lozano non è Insigne. Però senza di me non giochi uguale, non giochi. Attenzione, Mertens non è Insigne in questo momento, anche più grande.
e Osimhen non è Insigne. Senti, per lui, lui l'ha detto prima, ne ho conosciuto uno. Eccolo di giocatore, qua. Allora, io ti anch'io ho conosciuto un giocatore solo che allora io ti dico la verità, Zielinski 3 milioni e mezzo non glieli darei, eh? Darei per quello che ha reso fino ad ora, così. Ma tu non sai neanche adesso, non guardare Demme, non vuoi trovare allora Fagioli, prendi Fagioli, la Juventus ha un giocatore della Cremonese che si chiama Fagioli, che prende 500.000 euro, fai giocare Fagioli al posto di Demme, fai l'opinionista e non sei naturalmente un direttore sportivo, un direttore generale di una società, non puoi adesso vedere lì le cifre di quello che guadagnano i calciatori del Napoli e dire beh io a quello non glielo darei. No, c'è stata una trattativa. Ma io ti faccio dei nomi perché ho il coraggio di fare dei nomi e ti dico che non sono i 500.000 euro. C'è stata una trattativa, il periodo storico era quello che era. Ci devi mettere dentro tantissime cose, il passaggio del giocatore stesso, il suo procuratore. Oggi conta tutto nel calcio, dobbiamo tenere in considerazione molte cose. E quindi non puoi fare, beh risparmio uno qua, a quello che guadagna 4,5 adesso gliene tolgo 500, a quello un milione. Non si fanno così. Un secondo portiere in una squadra costa 1,2 milioni all'anno. Andala a giocare da un'altra parte a Meret che è un fuoriclasse. Hai deciso di prendere due scusate, 1,2 milioni al secondo portiere del Napoli. Questi e poi non paghi Insigne 500.000 euro in più. Ospina in scadenza, eh? Secondo me questi ragionamenti su Insigne legati a quanto il giocatore ha voglia di rimanere, discorsi un po' che vanno vagamente sul sentimentale, con De Laurentiis lasciano il tempo che trovano. Ricordo a tutti un esempio di poco tempo fa, Marek Hamsik, dopo 11 anni e mezzo in azzurro, completamente dedicato al Napoli, De Laurentiis ne ha sempre parlato strabenissimo e vorrei vedere anche un giocatore assegnato. C'era voglia di cambiare anche da gol, parte sua. Una vita in azzurro, eppure per era in scadenza di contratto, per farlo andare in Cina, il Napoli però, apro e chiudo parentesi, di andare via apro per e chiudo parentesi lui che voleva andare via. Peggior lavoro diciamo quello dell'agente di Hamsik, che un giocatore come quello che va in Cina innanzitutto non a vincere, è andato in una delle peggiori squadre cinesi, lui e Benitez a fare i danni, hanno vinto 4-5 partite, dopodiché è sbattuto in Svezia per poi andare in Turchia. Ti faccio un esempio sulla Juventus, vogliamo portare un esempio sulla Juventus. Adesso la Juventus si trova, e per forza di cose lo dovrà fare, perché sta facendo un campionato bruttissimo, a rinnovare il contratto di Dybala. Dybala prende dagli 8 ai 10 e glieli dovrà dare, perché non può rinunciare a Dybala. Ma sai dov'è che deve invece rinunciare? Ai 7-8 netti di Rabiot, che non ha fatto nulla fino adesso, di Ramsey, che è sempre rotto e ne prende 7. Sono quelli dove devi toglierti i soldi del monte ingaggio, ma non i 1 milione in più di euro che devi dare a Dybala. Dybala lo devi tenere, perché il fuoriclasse è l'unico buono che hanno della squadra. Pensa un po' a Insigne come gli girano, pensando che Rabiot guadagna 7 milioni. Sì, 7 netti in più la commissione che hanno dato la mamma. Allora, è una domanda, vedi Dybala a giocare e dice la mamma è la mamma. Hai preso il mercato? No, ma glielo una danno. Domanda a Sebino, ma glieli dovranno dare Sebino. Allora, fai la domanda, ma non ti lascio fare la risposta. No, scusa, tu che lo conosci bene, io lo osservavo mentre argomentava Fulvio, non me l'ha mai voluto dire. Vai. No. Ma scusi, diccelo tu. È interista o milanista Gullovati? Allora tu questa domanda qui mi stai rompendo le balle da non so quanto tempo. Allora, però l'ultima volta detto... Allora prima di tutto ti rispondo subito, non ti rispondo. Seconda cosa, non mi chiamare da Radio Marte perché cancello il telefono. Secondo chi terza fatto cosa più favori, più piaceri, capito? Non la dico perché volevo dire una volgata. No, però l'ultima volta ha detto chi ti ha fatto più piaceri, quella è la squadra. Io un'idea ce l'ho, però no, l'ultima volta gli ha detto lui, una cosa. Siccome, no, vedi lui, vedi, appena lei ha parlato d'amore, lui subito il venale, subito il venale, lui ha parlato di lei ha parlato di sentimenti, vedi, perché è donna. Lui subito l'ultima volta ha dato un messaggio, Fulvio. Quando si giocava a Inter-Napoli, hai detto tutti si ricordano di me quando si parla di Inter, eppure io sono stato tanti anni al Milan e sono legato al Milan. Nel Milan. E tu hai detto questa cosa, quindi magari può essere una risposta. Ma perché non ce lo può dire? Ma che è il segreto? Da bambino ero milanista, adesso non ho il cuore per nessuna delle due. Davvero? Sì. Sebino?
Cosa? No, dico, ha detto la verità. Ma tutte. Mi fermo, lo conosco troppo bene. Allora, quando viene a Roma? Quando viene a Roma a trovare gli amici? A Magica. A Magica. Sempre stato tutto. A Genova? A Magica. A Genova però no, perché a Genova non te la offrono la cena. Perché se sei. Hai ragione. Provo anche a Genova. E allora facciamo così, perché tu quando sei entrato hai visto Rita, hai visto Giuseppe, hai detto ci manca la gatta, io cavolo proprio stasera avevo portato una bolletta. E beh, ha detto così. L'ho portata prima. Me l'ha portata, me l'ha data, domani la portiamo in visione e quindi guardiamo i kilowattora, i metri cubi e tutto il resto. Ma provo a risparmiare? Ma pure la bolletta, altrimenti non lo cambiamo. È tifoso della bolletta. Allora, no, davvero ha detto. Ho portato la bolletta. Veramente, Fulvio è venuto qui per risparmiare sulla bolletta. È tifoso della bolletta. Ma scusa un attimo, è un messaggio bellissimo, scusami, che faccio ai telespettatori. Ti sei rubato 5 di carte dei pensionati. Ma dai, Fulvio. Fai i regali di Natale con le mani. Che tutti pensano che non ha mai giocato nel Napoli. Guardo anche giusto. La gestione di ma è casa giusto, è la prima cosa. La bolletta per cercare anche di risparmiare le 50 centesimi. Perché poi quale? Bravo. È un messaggio che lancio. Ma gli hai detto che voglio fare risparmiare il canone Rai, va a finire che poi voglio vedere quando. Vabbè, che lo risparmia non è che non lo paga, perché lo continueremo. Lascialo dentro. Allora domani torni in aereo, torni, no? Lascialo dentro. Domani torna all'aeroporto con due presepi grandi così. Vai, pure il presepe. Sì, si è rubato pure due presepi. No, pure il presepe, sei andato a San Gregorio Armeno. Sono andato, certo, sono venuto. Beh, ormai sono di casa nata. Ti hanno fatto i regali. Sei andato lì oggi. No, è arrivato. Anzi, ho comprato. Ah, ok. Questa parola. Il verbo comprare. Dai, usciamo da questa è teatro, non è da questa storia. Andiamo è scaduta, a ma poi parleremo anche della bolletta di Fulvio. Benissimo. Grazie GLG Group. Grazie a voi. Parliamo della probabile formazione del Napoli e ovviamente anche del Milan. Vediamo il Napoli. Secondo voi Spalletti farà una formazione così con un 4-3, quindi Ospina, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui al centrocampo, Demme, Anguissa, Zielinski in attacco. Gli esterni Politano, Insigne e Mertens, prima punta. I dubbi sono tutti a sinistra, perché Mario Rui e Insigne oggi non si sono allenati con il gruppo e perché Zielinski ha questa tracheite che comunque lo accompagna, si è allenato sia oggi sia ieri in parte, però comunque resta un punto interrogativo per le prossime ore. Senti, ha riassunto tutto gennaio. Fabian Ruiz oggi non si è allenato, ha fatto veramente solo palestra e non credo rientri a disposizione per domenica. Gennaro invece è il Milan? Il Milan dovrebbe giocare con questo 4-2-3-1 che ormai è conosciuto per Pioli, con Tomori e Romagnoli al centro della difesa, Kalulu e Teo Hernandez, poi che si è Tonali in mezzo al campo, Salemakers, Krunic, Brahim Diaz e Ibrahimovic che è l'unica punta. Con Messias punto di domanda al posto di Brahim Diaz. Il centrocampo è nuovo rispetto alla partita di Allora, qui. Me la fate vivere questa partita, dove può vincere il Napoli? Fulvio. Dove lo può vincere? A sinistra. A sinistra del Napoli, cioè alla sinistra del Napoli. Se sta bene Insigne. Se sta bene Insigne. Certo. Però anche perché lì dice già che c'è il dubbio di Mario Rui che non sta bene, Luis Insigne che non sta bene, E lì in difesa a destra invece del Milan noi abbiamo messo Kalulu, ma c'è un ballottaggio comunque con Florenzi, ecco, cambia qualcosa? Florenzi più offensivo? Ha giocato a Udine Florenzi. Quindi fa giocare Kalulu. A me piace Kalulu. Non ha giocato benissimo, ma lì è tutta la squadra che è mancata, per cui spinge di più Florenzi. Kalulu. Dipende che partita vuol fare il Milan, se fa subito una partita aggressiva fa giocare Florenzi. Kalulu è più difensore di Florenzi. E invece? Ciccio. Ma un Napoli con, non dico tutti recuperati, ma quasi tutti, insomma, contro un Milan così se la giocherebbe tranquillamente. Però anche il Milan ha i suoi problemi, il Milan rifà il centrocampo, probabilmente toglie Florenzi, quindi il Milan ha problemi. Io credo che dipenderà dall'atteggiamento, cioè se il Napoli deciderà di scendere in campo, di giocare, con palleggiando in rapidità può mettere in difficoltà il Milan, ma è l'unica arma che ha. Se il Napoli pensa di giocare con palloni lunghi oppure di andare sotto ritmo,
difficilmente esce da Milano. Sebino? Secondo me c'è molto equilibrio in questa partita, la differenza le faranno solo le giocate dei singoli. Non vedo una squadra con supremazia netta sull'altra. Nei precedenti però non c'è molto equilibrio, se mi... Nei precedenti valgono zero, valgono. Pioli, sì. I precedenti valgono zero. Ma infatti posso dire una cosa, noi sono grafiche che poi proponiamo sempre, però i precedenti a me non piacciono, non lo so perché. Cioè andiamo a guardare sempre qualcosa che insomma c'è stata, ma in realtà le partite sono così. Però le partite si compongono anche di storie. Sono indicative? No, non sono indicative, però le partite si compongono di storie e le storie anche degli allenatori possono fare la differenza. In questo caso Pioli non ha mai battuto Spalletti, anzi avrà il dente avvelenato perché Spalletti per ben due volte l'ha battuto e l'ha fatto esonerare, prima a Parma e poi alla Lazio. Quindi questo magari può essere un elemento in più rispetto a una partita che ha tante storie. Un elemento mentale sicuramente. Assolutamente. Aggiungiamo un'altra cosa, che Spalletti non ha mai perso a San Siro col Milan. E un'altra cosa è che questi allenatori potevano stare sulle panchine inverse. Cioè Pioli era tra i papabili quando, esatto, mi sembra nel 2012, il Napoli, 2013, si divise, non voleva il Napoli, De Laurentiis in particolare, con Mazzarri, poi alla fine arrivò Rafa Benitez, però Pioli era uno dei, ne parlò anche De Laurentiis, si ricordo in una dichiarazione, e invece Spalletti poteva andare al Milan, fu trattato dal Milan, cioè esonerato dall'Inter, l'anno dopo il Milan prende Giampaolo, dopo pochi mesi viene esonerato, ha due incontri addirittura con dirigenti del Milan, è un fatto specifico e noto anche perché questa trattativa è finita al Tribunale di Milano negli atti riguardanti la causa tra Boban e il Milan, quindi c'è anche qualche particolare in più. Alla fine Spalletti non volle rinunciare ai soldi, altri due anni, un anno e mezzo di contratto che doveva prendere all'Inter, l'Inter voleva chiudere con 2 milioni e non se ne fece nulla e arrivò poi Pioli e cominciò però questo ragazzi, periodo. Mi meraviglio di voi che siete napoletani, dove insomma in questa città no, si sta attenti a alcune cose. A Scaramanzia. Però siamo. Quello non ha mai vinto contro quell'altro, quello non ha mai perso contro quell'altro. Calma. Pronostico di Sagginario che la settimana scorsa ha detto che contro l'Empoli potevamo stare tranquilli. Sarebbe stata una come ti dico anche che se il Napoli perde a Milano si gioca lo scudetto, si mette a meno 7 dall'Inter, non la recuperi più, ancora se lo recuperi più, ancora se lo deve giocare sentenza, quando parla. Cioè, ogni giovedì dobbiamo trascinare una cosa che lui dice in vista di domenica, può stare pure in Africa in vista di domenica. Allora, per 60% dei tifosi con il nostro Instant Quiz ci arriva meglio il Milan, ecco, alla sfida, a proposito anche di Scaramanzia. Però va bene, ci sta, a me fa piacere ci sta, invece ci sta. Che questo grazie per aver votato la nostra. No, no, ma io sono d'accordo. Da questa ragazzi, il Napoli manca dei due dei suoi migliori giocatori, non c'è Koulibaly, non c'è Osimhen, l'altro Insigne, speriamo che riesca a stringere i denti e dare un contributo prezioso, ma non abbiamo certezze, per cui è giusto che i tifosi la pensino in questa maniera. Sono presenti, scusate, devo dare un messaggio promozionale. Sei pronto? L'altra volta abbiamo mangiato il... Allora, lo diciamo si tutti. Si vede che ha mangiato. Lo possiamo dire, no? Perché Sebino aveva una promessa, quello di portare il pesto genovese. L'ha portato, noi l'abbiamo fatto cucinare. Buonissimo. Ecco, allo chef di Galleria Leone com'era? Buonissimo. Spettacolare. Trepitoso, ve lo dico io, voi l'avete perso. Tu te lo sei perso. Quindi promessa che lo riporterai. Va bene. Io ringrazio e saluto Giulio Colovati, Sebino Nela, Ciccio Marolda, Massimo D'Alessandro. Buonanotte. Grazie a Rita Corrado, grazie a Gennaro Lagatta, Giuseppe Sanginario e Gennaro Arpaia. Grazie a voi, ci vediamo sull'app per giocare insieme Milan-Napoli. Io saluto e ringrazio tutto lo staff, naturalmente i tecnici e il regista Salvatore Mondò di Canale 8. Ci vediamo giovedì prossimo per Giochiamo in Anticipo. No, ma lunedì al Bello del Calcio, sì. Post Milan-Napoli. Auguri. Grazie e buon proseguimento di serata.